industriale. Qui siamo nella città dell'industria. Parlami di un'industria. Oggi le 10 migliori più grandi società del mondo non fanno industria pesante, macchine, cose, tonnellate. Sono la Apple, sono Facebook. Facebook ha 50 miliardi di fatturato, 50 dipendenti, e gli operai sono 1 miliardo di coglioni che ci vanno dentro. Allora, dove sono? Quali sono le industrie oggi? Non ce n'è più una di automobili, una di petrolio. Sono gente che fa informazione, vende bit, vende big data, vende tecnologia, vende velocità di computer. Cioè, qual è l'industria? E Torino è rimasta ferma al trattore, al motorone, alla pesantezza, alle cose. Oh, leggerezza. Futuro è Picard che fa il giro del mondo con un aereo solare, con pannelli solari, il giro del mondo. Cioè, queste cose cominciano a filtrare per i giovani altre idee di come concepire il futuro. Quelli furbi, come hai detto ieri, fanno dall'erba alla bistecca, giusto? No, sono gli impossible food, ma ci stanno lavorando. Sì, sì. C'è pieno di vegetariani, io ne so qualcosa. Io ho una famiglia che è vegana e gli altri mangiano, capisci? E gli altri sono carnivori. Quando vado dai vegani non puoi dire a un vegano la tagliatella col tofu, no? Con il ragù di tofu, io non puoi dire cos'è. Devi dire, buono. Ma guarda che, ma non trovo differenza, poi da solo mi do delle coltellate, però se no entri in una trappola che non ne esci più. Però quando, no, sì, ma a parte questo, ma il mondo sta andando verso il vegetarianesimo, il non mangiare carne, quindi le industrie si stanno preparando sul cibo. Il cibo è una questione di sicurezza. Di sicurezza nazionale, quindi passi dall'erba alla bistecca e levi la mucca. È fantastico.